Dopo il cambio epocale del 2011 con il rilevamento del bar da parte di una società di giovani cinesi, Gran Caffè potrebbe tornare nelle mani dei sulmonesi. È in corso la trattativa tra i privati, ma il comune è pronto a dare il suo beneplacito al progetto che per ora resta riservato. La notizia intanto circola da giorni nelle piazze e nei quartieri della città. L'argomento è stato al centro della nostra raccolta di opinioni. E magari il caffè potrebbe tornare ai salmonesi ai splendori di una volta, rimesso come una volta e diventare il centro, il bar centrale della Sulmona storica, che adesso è svuotata e potrebbe essere anche un motivo per riattivare questo turismo e questa cultura e questa mancanza di, diciamo, di betonizzazione che non che, scusate, come tu la chiami. Beh, sicuramente sarebbe una cosa carina, no? Dopo tutta questa ondata di investimenti dall'Oriente. Però, insomma, un motivo di riscatto e di orgoglio, perché sia fattibile, insomma, il periodo è quello che è. Vive coraggioso. Ma io non sono così convinto che tutto quello che è di Sulmona debba andare nelle mani di sulmonesi, perché ritengo che dobbiamo metterci una mano sulla coscienza e riconoscere che noi sulmonesi sotto questo aspetto siamo un po' carenti. Certo, però certo, sulla rivitalizzazione del Gran Caffè, sicuramente lei sa che è un'icona, no? Di questa città. Assolutamente sì, io ricordo quando ero ragazzo che frequentavo il bar, la sala giochi ed era bello, era un punto di ritrovo, quello che adesso si è perso. Se si potesse ricostituire un po' questo ambiente sarebbe bello per tutti gli sulmonesi. Ma intanto la regione è più vicina perché ultimamente sono sorte storicamente più vicini, sì. Certo, indubbiamente io ascolto i giudizi anche di clienti e di turisti che tornano in città dopo tanto tempo e si meravigliano dello stato in cui stava, sai, attualmente il Gran Caffè. Se la serranda mezza passata è forse il sintomo più evidente della situazione in cui versa l'intero stabile.